sul approfondimento di carattere psicologico, letterario, sulle tematiche più importanti, queste caratterizzanti sono la questione legata alla igiene affettiva, tutto quello che è la cosiddetta psicologia che ci permette di confrontarci con il nostro mondo di relazioni e di affetti, no? Quindi la tematica di oggi, dopo quelle che abbiamo già visto, legate, focalizzate, una sul linguaggio dell'onirico, le favole, come affioramento della... legato alla questione delle favole, quindi all'onirico che affiora come inconscio, come verità assoluta. E di fatto oggi invece svilupperemo il concetto stesso di inconscio a partire dall'identità femminile. In particolare oggi, cioè ieri era la festa della mamma in qualche modo, e quindi la focalizzazione della psicologia del femminile, ma non del femminile inteso della donna in sé, ma quanto di una particolare funzione della donna, che è la funzione materna, e chiaramente non coincide con il concetto di donna, perché molte donne per esempio vivono il ruolo di essere figlie, per esempio, e non tutte le donne sperimentano la funzione creatrice di essere madre. E questa caratterizzazione del femminile è la cosa più misteriosa che ci sia alla indagine scientifica. Lo stesso Freud non ebbe timore di confessare, già in fase avanzata dei suoi studi, che rimaneva un universo assolutamente sconosciuto sulla psicologia del femminile. Capire, comprendere profondamente l'ombelico del sogno, cioè l'inconscio, e in qualche modo coincideva anche con la difficoltà di comprendere bene, di delineare bene la psicologia del femminile. Proprio perché la psicologia affrontata nei termini scientifici, cioè di una far luce, di accendere, di dare delle connotazioni razionali a tutto ciò che razionale non è, è una funzione di differenza, è una funzione di distinzione che appartiene al maschile, non al maschio, ma al maschile. Al maschile in quanto non madre, in quanto la madre ha una funzione per definizione confusiva, fusione con, di fusione con la madre, lasciamo un rapporto di fusione, di identità con la madre, per cui capite che la materia prima per fare un dolce, per fare un prodotto, per fare qualunque cosa è di fondamentale importanza, ma il prodotto in sé ha valore solo se si differenzia dalla materia prima e se struttura una funzione differente, autonoma e originale. Quindi c'è una differenza dalla madre, fondamentalmente. Tanto è importante la madre, la materia prima, tanto è importante lo sviluppo di differenza dalla madre. Cioè passare dalla confusione alla distinzione. Questo concetto nelle specie terrestri, quelle, nei mammiferi in particolare, nella specie umana, è data dalla differenza sessuale, cioè dal maschile. Cioè il maschile, in quanto non madre, in quanto compromesso nella fecondazione in maniera diretta, permette ai figli e alle figlie, cioè non è una questione di genere, è una questione di funzione proprio, di generazione, di potersi individualizzare differenziando dall'origine. Questa è tutta la funzione di individuazione dell'uomo, in quanto differente dalle scimmie, in quanto differente da altre. Cioè noi abbiamo la capacità di differenziarci e di riflettere su noi stessi, e la funzione del pollice opponibile rispetto alle altre dita, quello di riflettere, di comprendere, di prendere e comprendere. Quindi questa funzione è data chiaramente non dalla mano in sé, ma dalla capacità di riflettere sulla propria mano, quindi non dell'esistere dall'istinto in sé, ma dalla capacità di riflettere sull'istinto. E questa è la scienza della psicanalisi, che per prima ha posto la scientificità della indagine del soggettivo, cioè la scienza del soggettivo, non la scienza oggettiva. La scienza oggettiva lasciamola fare a chimica, fisica, matematica, eccetera, che è utilissima nel dare una descrizione del mondo,
qua una descrizione che parte da un assunto, che il soggetto esiste già, non lo mettiamo in discussione. Ma prendiamo invece una scienza che mette in discussione il soggetto che pensa. Chi è che pensa? Non come pensare, ma chi è che pensa e perché si pensa in un certo modo? Ecco, quindi questa capacità riflessiva, la persona è il pollice della mano della scienza fondamentalmente, quella che chiude il cerchio e ciascuna volta ci restituisce ad una consapevolezza maggiore. Capire in un esperimento che l'osservatore sempre interferisce con l'esperimento stesso, e questo è la comprensione della vera conoscenza. Capire che noi comunque non siamo sempre parte in causa in ciò che noi descriviamo, in ciò che noi costruiamo come sapere, e arbitrariamente abbiamo un approccio di carattere soggettivo. Questo è importantissimo. E l'unica scienza che fa attenzione su questo è proprio la psicoanalisi, perché introduce il concetto di transfert e di controtransfert, cioè quali sono le connessioni affettive che interagiscono a livello conscio e inconscio tra le persone e al tempo stesso che reazione ha ciascuno di noi all'interferenza dell'altro. Cioè il controtransfert è: questa persona mi è simpatica, mi è antipatica, che effetto mi provoca? Più mi provoca effetti e più quella persona mi è familiare, anche effetti negativi, perché evidentemente c'è un controtransfert di qualcosa di mio che entra in contatto. Studiare questo, anziché rigettarlo, diventa una qualità, fondamentalmente. Però introdurre allora la psicologia della madre significa inoltrarsi nel meandri più indistinti della psiche umana, proprio perché dobbiamo risalire fondamentalmente alla psicologia del feto, fondamentalmente. Ora, qual è stato il più grande errore che tutte le scienze, anche nella psicologia, hanno fatto? Quello di attribuire al bambino, anche prima di nascere, una identità e una volontà indipendente dall'ambiente già tutta sua strutturata. Perfino se leggete Bettelheim, quando fa le interpretazioni delle favole, attribuisce al bambino delle scelte di carattere logico, morale, di giudizi, che in realtà non appartengono al bambino. Il bambino è veramente una macchinetta radiocomandata dalla psiche dell'intorno, dagli adulti, solo che recepisce molto bene queste cose e nel recepirle struttura il proprio io, lo sta strutturando, in fase di strutturazione. Ma non è il bambino che sceglie la famiglia dove crescere, dove nascere, come si dice in certe filosofie, no? Per esempio quelle indiane, eccetera. Però quando si parla di reincarnazione, ma certo, la questione è dell'incapacità di fare la funzione del pollice opponibile, cioè di riflettere correttamente, introduce degli errori banali. Parlare di reincarnazione come metempsicosi, come rinascita dopo la morte, in realtà è la proiezione nel dopo di quello che è venuto prima. Noi siamo nati incarnati, Allora, siccome siamo nati incarnati, cioè nasciamo da un corpo, evidentemente la fantasia proiettiva distorce, dice che dopo la morte c'è una reincarnazione. Allora, questi sono tutti cortocircuiti di un difetto di distinzione, perché per natura noi siamo proiettivi, nasciamo dalla dimensione di un essere fusico con il corpo da cui nasciamo, però abbiamo solo gli occhi davanti per cercare di capire quello che ci è successo, lo rappresentiamo negli altri, esattamente come il cinema. Esattamente come in un film, noi proiettiamo gli oggetti interiori e li proiettiamo sugli altri o su quello che ci accade. Allora, in questa difficoltà sbagliamo sempre e attribuiamo agli altri le nostre funzioni. E questo è un meccanismo proprio umano di proiezione. Ecco perché occorre lo specchio di una scienza della soggettività per comprendere le relazioni umane. Ecco perché la psicologia del materno e del femminile è sempre sfuggita alla lettura della scienza, perché la madre è qua, è nell'ipotalamo, è dietro, è dentro di noi, siamo noi, la madre siamo noi. Quando noi andiamo in conflitto con la madre, nel senso che abbiamo dei rapporti conflittuali, perché le madri sono esseri umani e quindi ci trasmettono tutti i loro limiti, oltre a tutti i loro pregi, il loro tepore, la loro presenza, ma anche le loro angosce, evidentemente ci mettiamo a fumare sigarette fino a farci male, perché ci dà una sensazione di un certo benessere, però al tempo stesso ci distrugge. Quindi noi facciamo a noi qualcosa che
in qualche modo rappresenta il nostro rapporto col materno, insomma il fumare, il ciucciare la sigaretta che riporta proprio alla fase orale della suzione. E quindi è difficile per noi distinguere da dove derivano i conflitti, quelli radicali, quelli profondi, quelli dell'identità, perché non possiamo mettere in discussione quello che abbiamo vissuto a livello inconscio. Il primo grande trauma di relazione con la madre è il parto. Il parto è un'esperienza incredibile per le donne, è veramente straordinaria, è l'esperienza più importante nella vita di una donna, perché comunque è intensa, perché è difficile arrivarci, perché è difficile viverlo, è interessante vedere dopo cosa succede. Ma pensate, nessuno ha mai descritto quale può essere l'effetto del trauma del parto nel neonato. È ancora più importante per il neonato, ma nessuno descrive il punto di vista del neonato. Eppure abbiamo due soggetti, c'è quello emergente e quello che racconta e che vive e che esprime. Ma di quello che succede nella testa del neonato noi non abbiamo memoria. E che cosa facciamo? Quello che vi dicevo prima, un processo di proiezione. Proiettiamo per tutta la vita quel trauma neuroaffettivo di cui siamo stati protagonisti, ma non testimoni, perché non possiamo testimoniare. Non abbiamo le parole per testimoniare. Come facciamo a ricordare questo evento? Ma siamo stati protagonisti e abbiamo registrato tutto a livello neuroaffettivo. E quindi all'inizio c'era la luce, si dice. E quindi all'inizio, quando il bambino nasce, vede la luce per la prima volta. All'inizio c'era il soffio creatore, quando uno nasce respira per la prima volta. All'inizio c'era il verbo, quando uno nasce emette il primo vagito. Quindi parlare della propria nascita, il trauma della propria nascita, è semplicemente la teologia, è la creazione. E quindi noi andiamo a trovare nel presepe l'effetto traumatico della rinascita di ciascuno di noi. È la proiezione, le cosmologie della creazione, in tutti i miti, in tutte le epoche, cercano di restituire al soggetto la proprietà di se stesso nel momento in cui racconta in una dimensione, nel cinema del cielo, della rappresentazione mitica, mitologica e religiosa, il trauma della propria nascita. E in questo modo, rappresentandoselo a livello di condivisibile con gli altri, noi in qualche modo ci liberiamo da questo trauma. Noi rappresentiamo ciò che abbiamo vissuto, quello che abbiamo vissuto inconsciamente lo rappresentiamo culturalmente. E questo è ciò che ci rende liberi, questo è quello che ha reso liberi gli esseri umani rispetto agli altri animali su questo pianeta. La capacità di riprodurre, di rappresentare. Allora, parlare di questa psicologia della madre è come parlare dell'ombra, delle cose più profonde e inconoscibili. Però ne possiamo parlare attraverso tutti gli effetti che noi abbiamo rappresentato in millenni di storia. Quindi, innanzitutto, la cosmologia della creazione. Se pensate alla questione legata alla creazione del mito greco, Gea, che genera se stessa e poi sposa uno dei figli, Urano, con questo figlio, quindi l'incesto originario, genera Catonchi, Titani, eccetera, e tra i quali anche Crono. Dopodiché, divenuto grande Crono, utilizza proprio il figlio Crono per evitare il figlio marito, Urano, quindi il figlio evira il padre fratello, e in questo modo si introduce questa dimensione dell'incesto che utilizza l'antica tradizione legata intorno al corpo della madre. Però il mito greco va oltre e si dice che poi da questa evirazione, a parte che nascono le Erinni, custodi del diritto matriarcale, eccetera, ma lo stesso Urano poi sposa la sorella e da questa sorella, da questa nascita, poi ci sono una serie di figli che vengono ingoiati da Urano, quindi è una reintroiezione, vedete, sempre regressiva nella pancia, è un maschio che fa questo, però è una funzione materna, quella di rimettere nella pancia i figli, anziché, ed è sempre una metafora dell'incesto, fondamentalmente, finché Zeus non viene salvato dalla madre e libera tutti i suoi figli. A quel punto nasce il concetto degli uomini, cioè la interazione fra fratelli esautora la verticalità dell'incesto familiare
e creando un patto tra fratelli, si crea poi la guerra contro la donna Gea, cioè, si crea una dimensione di instaurazione del soggetto, della coscienza, della differenza, dalla confusione dell'incesto alla distinzione progressiva. Quindi sono percorsi di individuazione successiva in queste creazioni. Si tratta comunque sempre di superare l'incesto, questa è la dimensione della storia e della qualità. L'incesto è l'indifferenziato, cioè rimanere nel nucleo della famiglia e non sviluppare mai una dimensione di originalità. Originalità è differenza dall'origine, differenza dall'origine, originalità. Allora, chi rimane nell'incesto, secondo il mito greco, è il Polifemo, che rimane nell'incesto della caverna, dell'utero, è deforme, e c'è la cecità, la deformità nell'incesto, e quindi c'è un occhio solo e finirà cieco. E incesto è il Minotauro, che guarda caso sta nell'utero del labirinto, del chiuso, è deforme, e il labirinto è un intestino cieco. La persona invece evoluta è l'Ulisse, che è sempre la deriva, e il Teseo, che è capace di navigare e di conoscere i mondi, di liberare l'Arianna e quindi di introdurre la nuova generazione, il concetto di superamento dell'incesto. Edipo, e oggi parleremo dell'Edipo, perché il fatto di sposalizio con la madre, siamo in un tema di incesto, e evidentemente anche lui finisce cieco quando scopre di aver sposato la madre. Come vedete, nel mito, involontariamente, si riproducono delle rappresentazioni che in realtà noi troviamo anche nella clinica ospedaliera di ogni giorno. La difficoltà di partorire anche in un modo sano e completo, è condizione del superamento dell'incesto da parte della donna stessa. Cioè di una donna che riesce a raggiungere una certa autonomia, una libertà di scelta consapevole, una scelta libera consapevole si dice, no? Della maternità, ha alte probabilità di non incorrere in incidenti di carattere sanitario. Questa è la realtà proprio vera, fisica. Come vedete, il mito e la clinica coincidono in tutto, coincidono. Ecco perché quando Erich Neumann o la psicoanalisi junghiana ci porta all'antropologia, in realtà ci sta parlando di clinica, proprio in termini assoluti. È molto importante quindi introdurre l'elemento del simbolico, perché il simbolico è il reale, è tutto ciò che motiva il reale, ma lo motiva in maniera materiale, fisico. Ecco la difficoltà della psicoanalisi di produrre degli elementi di comprensione, perché ci riporta ad un protagonismo, ciascuno di noi diventa protagonista sul serio, di ciò che subisce e di ciò che può comprendere e modificare, solo se lo comprende. Quindi trattiamo di teologia, cioè trattiamo di potere della creazione, perché nella misura in cui tutto questo rimane comunque indifferenziato in una certa proporzione, noi abbiamo la capacità intuitiva, emotiva, simbolica, artistica, no? E anche speculativa, di rappresentare le dimensioni emozionali. Questo ci rimane come caratteristica, però su questo noi costruiamo la capacità dell'individuo di riconoscere se stesso come erede di un mandato, no, della specie, e quindi ha la capacità di riprodursi e di fondare nuove identità. Ecco, questo è fondamentalmente il nostro compito, il compito della scienza della soggettività. E quindi le tematiche sono abbastanza... C'è un libro molto semplice che può aiutare a capire queste cose, che è questo, di Maria Mirella d'Ippolito, Inconscio Madre Matrigna, molto semplice in realtà, che racconta proprio di questo potere ambivalente del mondo femminile, della psicologia della madre, proprio perché è assimilato al concetto della divinità, in fondo, di ciò che accade, cioè della causa inconscia, cioè di una dimensione in cui noi siamo veramente protagonisti di quello che succede, ma molto più di quanto immaginiamo, solo che non siamo protagonisti di noi stessi. E questo è un paradosso. Però è vero, noi non siamo, nessuno di noi nasce autonomo, libero, nessuno si fa da sé, per fortuna.
E in questa proporzione, anche se siamo attori di ciò che ci succede, però noi stessi non siamo molto consapevoli di noi e ci portiamo avanti le nostre limitatezze, eccetera, ciononostante il ruolo che ciascuno di noi svolge è importante nei confronti degli altri. Ecco perché è valido almeno dare un volto all'alienazione della divinità che c'è nel ruolo della donna madre fondamentalmente. È un ruolo di alienazione, perché è un ruolo di un soggetto tradizionalmente sofferente, anche perché la maternità è sempre stata accompagnata da difficoltà di scelta, violenza, emarginazione, eccetera. Però un ruolo assolutamente potente, perché nella funzione condiziona il destino della dea, è la dea madre. Ed è la dea madre nel senso che ha un ruolo tendenzialmente di legame, fonda tutti gli esercizi di legame tra gli esseri umani, tutti, dico dalla madre patria all'azienda madre, alla dimensione, tutti i paradigmi, tutte le strutture di relazione, di appartenenza sono sul modello reale dei corpi materni esistenti in una società. Quindi c'è anche un'altra dea femminile che invece è la giovane che esercita un altro potere gravitazionale non indifferente, che spinge invece al conflitto. Ma spinge al conflitto non per volontà, ma perché effettivamente apre un conflitto del cambiamento. La giovane si oppone, suo malgrado, al potere conservatore della madre, che tende a mantenere i suoi legami, e la giovane invece porta quel potere centrifugo, non quello centripeto, ma quello centrifugo, del cambiamento di generazione. Suo malgrado la giovane attrae, suo malgrado la giovane entra in conflitto con il sistema del potere costituito della madre, e suo malgrado genera attrazione sul mondo maschile, suo malgrado precipita il mondo nella differenza e nel cambiamento. Come vedete, la storia è stata sempre in mano al femminile, sempre in mano al femminile, solo che la donna ha sempre avuto un ruolo alienato e ha sempre dovuto delegare il maschile in questo, ad agire per conto suo nel bene e nel male. Cioè, la differenza sessuale gioca in questi termini. Io capisco che queste cose oggi non vengono dette in questi termini, che sono molto semplici in realtà, anche molto comprensibili, anche perché molto verificabili. C'è invece una recriminazione molto diffusa sulla violenza che la donna subisce, dando un'attribuzione di carattere di genere, sessuale di genere. Ora, questa è infantile, questa visione è infantile, oltre che violenta è anche un po' sessista, nel senso anche razzista in termini concreti. E magari fosse così, perché fosse così avremmo risolto il problema educando i maschi in certo modo. Insomma. La verità invece è che è un po' più complessa. La verità è che la violenza si accumula come materiale non risolto di una mancanza innanzitutto di identità compiuta, cresciuta bene, con soddisfazione, e di una differenza sviluppata senza colpa e senza attribuzione di violenza nella nuova generazione. Cioè utilizzare il conflitto di generazione come cambiamento, come dialettica, e non negarlo e farlo diventare uno scoppio di violenza o di perversione o di distruttività, come invece sta succedendo ancora oggi. Badate bene che quello che diremo oggi è che le guerre, le carestie, come la peste a Tebe dopo l'incesto tra Edipo e sua madre, sono conseguenza della mancanza di emancipazione, della mancanza della differenza. Tutto ciò che noi facciamo, dallo sporco di Napoli, voglio dire, che non è solo Napoli ma è emblematico, dal rifiuto, il rifiuto dell'incesto fondamentalmente, sono difetti di spaziatura, difetti di incesto fondamentalmente, sono difetti di non elaborazione del soggetto. Questo. Quindi abbiamo in mano i paradigmi per un vivere di una altissima qualità nel presente. Noi oggi abbiamo la possibilità di vivere veramente bene, come mai avremmo immaginato, perché tra l'altro ci supporta anche la tecnologia, ci supporta un'infinità di
prolungamenti della nostra funzione comunicativa, come mai abbiamo avuto, eppure non siamo capaci di vivere questa opportunità perché non vogliamo neanche sentir parlare della responsabilità che abbiamo a livello educativo e formativo. E non vogliamo neanche sentir parlare della centralità della donna nella nostra società, da sempre. La donna è protagonista, è stata sempre protagonista, alienata, ma sempre protagonista. Cioè, nella scena dei duellanti che si contendono una fanciulla, ma anche in questa scena vediamo che il tema è il sesso femminile. Con la spada si dice chi è femmina, chi è maschio, chi ha la ferita, chi sanguina, chi è la dimensione del vincente, del perdente, chi soffre. Allora in questa scena si mette in scena il sesso femminile, la ferita, il sangue. E quando uno dei due duellanti rimane ferito, la fanciulla, chi pensate che sceglierà? Ma sceglierà quello ferito, non quello che ha vinto. Perché si identifica in questo. Ma allora chi è che ha determinato la scena? I due maschi? O è stato il sesso femminile nella sua alienazione, nella sua mancanza, nel suo bisogno d'amore che ha determinato quella scena ispirando il maschile? Ecco il protagonista della donna, qual è? C'è sempre stato il protagonista della donna. Mettere incinta le mura di cinta di una città attraverso un cavallo di Troia è un desiderio in fondo di maternità, ma attraverso lo stupro, perché comunque la famiglia non ti liberava mai. Bisognava rapirla la fanciulla. La fuitina, fino ad adesso, è un obbligo. Cioè, strappare la figlia al controllo della sua famiglia è una cosa ancora dei nostri giorni. Ma provate a immaginare l'inconscia coincidenza, convergenza che poteva esserci fra le donne di una città assediata e la bellezza dei, per esempio, dei guerrieri assedianti. Se noi studiamo questa psicologia della guerra, sappiamo che si può vincere una guerra semplicemente seducendo le donne dall'altra parte, mostrandogli magari un campione di bellezza. Immediatamente crolla la difesa della città. Cioè, di queste cose sono fatte le complesse architetture logiche della nostra storia. In realtà si tratta di tematiche sessuali, di tematiche affettive, di tematiche riguardo al ricambio di generazione, quindi anche naturali per alcuni aspetti. Anche attraverso la violenza. Certo, la violenza interviene a riparare ciò che l'aspetto conservatore e l'aspetto centripeto del controllo generazionale ha sempre impedito. Ecco, questo. Più ci si ostina a impedire il ricambio e più il risultato sarà drastico, sarà distruttivo, però necessariamente non sarà mai un risultato di controllo riuscito, no? Non si può controllare. E quindi la cosa più difficile, appunto, controversa è quella di parlare della donna in questi termini, cioè di una presenza veramente efficace e della difficoltà poi di questa differenziazione. Scrive Jung, prendo un testo appunto da quel libro, tutte le funzioni psichiche che ci appaiono oggi consce, un tempo erano inconsce, eppure agivano all'incirca come se fossero coscienti. L'intera storia dell'umanità e quella individuale contemplano questo passaggio fondamentale, strappare all'inconscio il primato per approdare alla luce della coscienza. Così è nei miti e nelle fiabe, dove l'eroe si cala negli inferi, nelle caverne, affronta il drago e lo vince. E queste simbologie sono riprese anche da alcune cose che abbiamo detto la volta scorsa sulle favole, per esempio, che qui conferma, scrive Caro Tenuto, Eros, citato nel testo, è sempre per ogni vivente il desiderio di favorire la realizzazione del più proprio e più vero se stesso. Il prezzo di questa ricerca è lo strapparsi a forza dall'immagine materna della madre, il primo oggetto d'amore indifferenziato che guida a mia insaputa ogni mia ricerca. La bella addormentata e la principessa prigioniera sono emblemi del carattere trasformatore del femminile. La dea della sessualità si vendica costringendo la ragazza a un sonno di 100 anni che è una morte proprio nell'età della pubertà, che è esplosione di forze primordiali. Il lato oscuro di madre natura che si credeva scansato affiora più potente. Allora, questa, in fondo, ripeto, queste dinamiche sono molto semplici e banali perché sono fisiologiche. Quindi è impossibile uscire da questi binari. Per fortuna abbiamo delle certezze, almeno queste. Però queste certezze ci riportano ancora una volta il compito, al dovere
Riconoscere queste norme di igiene affettiva, che sono quelle dell'emancipazione, soprattutto del ruolo femminile. Ma allora parliamo di questo ruolo del femminile, che è diverso dalla psicologia maschile. Il ruolo femminile e soprattutto del mondo che ispira, che la causa è la causa efficiente, è esattamente la teologia. L'aspetto teologico, cioè il fatto è Dio fondamentalmente, cioè quello che noi chiamiamo Dio nei monoteismi, tutto ciò che viene rappresentato nei discorsi, nei racconti biblici, evangelici, islamici, ebraici, sono esattamente lo sviluppo di questa psicologia del materno, che non trova altro modo scientifico per essere detto. Non c'è nessuna scienza che si pone nei termini di spiegare, di leggere il significato, per esempio, del racconto biblico, del racconto evangelico. Perché non c'è un libro che spiega, dal punto di vista psicoanalitico, che cosa dice il Vangelo, per esempio? Perché si lascia questo spazio nell'ombra, si lascia appositamente questa area non, come dire, non violata. È come violarla quest'area, è come non si parla di queste cose. Non si può parlare, siamo nel 2014, non si può parlare di queste cose, ma non perché non si capisce. La pretesa qual è? Ci sono cose che la scienza non può capire e allora interviene Dio. No, questa è la premessa. Ma è un obbligo, ma non è vero. Diventa un obbligo, ma non è vero. Nel senso che effettivamente possiamo comprendere molto bene quali sono tutti i passaggi del racconto della religione. Capiamo molto bene. Solo che comportano delle responsabilità nuove di un protagonismo, di un affiorare di questo mondo inconscio del femminile nel mondo della visibile. Ma chi è che vuole essere visto? Chi è che vuole essere visto? Quante signore vedete che girano con gli occhiali scuri per strada, invisibili, perché soffrono di una depressione profonda? Invisibili e irrappresentabili. Il mondo femminile ha sofferto dell'irrappresentabilità. La Gorgone, no? La dimensione, la Medusa, la dimensione dei misteri stoni sotterranei, eleusini, del dionisiaco. I riti sanguinari legati al sangue, alla dimensione della follia, dell'ebbrezza, e tutto questo è l'irrappresentabile, il tarantismo, no? Il tarantismo. E quindi in realtà questa dimensione, difficoltà di emanciparsi dalla dimensione di questo potere di cui non si parla, non se ne può parlare, ma bisogna imporlo. Ed ecco che la Chiesa, per esempio, ha un ruolo più importante dello Stato. Mentre lo Stato razionalizza la dimensione della legge uguale per tutti, la Chiesa pone delle istanze inconoscibili ma sovrapponibili sempre. E come a casa la mamma non capisce niente di calcio, capisce niente di politica, però comanda sul papà fondamentalmente da sempre. Ma questo è il mondo in cui oggi viviamo. Ma perché non parlarne? Siamo fra esseri umani. Sono cose che ci appartengono. Sono cose che nel momento in cui noi riusciamo a capirle, le umanizziamo, le accettiamo perché sono reali, sono vere, nessuno mette in dubbio il potere della madre, il potere è sacrosanto, per fortuna. Vi invito soltanto a ragionare su questo piccolo passaggio. Questo potere della madre è giusnaturalistico, cioè la madre sta alla terra, al pianeta terra, come la figlia, di cui dicevo prima, ha un ruolo centrifugo, mentre la madre ha un ruolo centripeto, sta alla luna. Che potere ha la Luna di esercitare un'attrazione gravitazionale sulla madre con le maree, con il ciclo lunare? È un ciclo di gravidanza, di gravità, certo, perché a un certo punto quando la Luna sogna di essere piena, di diventare madre a sua volta, si crea la licantropia, si crea questa capacità di confondere il maschile e il senno di Astolfo, cioè il senno di Orlando va sulla Luna, fondamentalmente. Quindi c'è questo rapporto fisico, geofisico, fra la Luna e la Terra, che ha generato questa relazione dialettica fra madre e figlia, e nel rapporto di gravidanza, di gravità. E questo essere orbitante, in qualche modo. In tutto questo il padre gioca un ruolo importante, che è l'immagine fisica del sole. Poi provate a immaginare questa immagine poetica, che quando la madre dorme, il sole illumina la figlia, Luna, in qualche modo. E in questo rendere, sedurre, in questo sessualizzare la figlia, si crea la differenza fra la figlia e la madre. La nuova donna che cresce come differente dalla madre.
Questi sono i processi. I processi sono geofisici, dopo diventano fisiologici, dopo diventano affettivi e soltanto dopo diventano filosofici, sociologici, culturali, eccetera, eccetera. Quindi capite che noi siamo abituati a parlare in termini di filosofia come se fosse la parte più radicale del sapere, quando invece la parte proprio più superficiale sono le foglie, e tralasciamo le radici. Ecco che la scienza delle scienze diventa comoda e scomoda, è scomodissima per certi aspetti, perché c'è chi non ne vuole proprio sapere, ma è molto comoda perché ci agevola la vita e ci libera da tutte le sofferenze che ci portiamo. Ecco perché diventa terapeutica, secondo Freud. È terapeutico parlare, perché parlare è rappresentare, rappresentare è comprendere, comprendere è diventare padrone di sé, individualizzarsi, stare bene. Io mi sento, io sento me. Io sento me, non sono più confuso, io mi sento meglio solo nella proporzione in cui io sento me. Io mi distingo, allora sto meglio. Se io non mi distingo, mi sento confuso, mi sento veramente confuso, non mi sento bene. Questa è la dimensione proprio matematica, se si vuole, della psiche umana. E alla nostra portata, è alla portata di ciascuno di noi. Perché non vivere mille volte meglio e arrivare a un livello in cui è possibile? Vi ho preparato alcune piccole suggestioni in proposito per non essere sempre